Ciao a tutti e benvenuti in questo video. Io sono Mario Casillo, fondatore e CEO della Kitelight. Oggi vi vogliamo portare più da vicino sul nostro progetto KL1. Prima di questo però lasciatemi presentare, per chi non conosce ancora bene la nostra azienda, chi siamo. Siamo una startup tecnologica situata nel napoletano. Partiamo con lo sviluppo di applicazioni, sostanzialmente videogiochi, e Kitelight nasce proprio per questo, per portare avanti questo piccolo ma ambizioso progetto con il quale speriamo di riuscire a portare l'innovazione anche nel nostro caro paese. E veniamo al pezzo forte, ovvero la KL1, la prima console al mondo dedicata ai giochi da tavolo in digitale. Come potete vedere, questo è il primo prototipo della KL1, e questo si denota subito dal fatto che c'è un'assenza di design completa. Questo perché? Perché avevamo smania di riuscire a creare, rendere vera, fisico questo nostro desiderio e progetto. Quindi, come potete ben capire, alcuni aspetti li abbiamo tralasciati, ma ovviamente li riprenderemo in un futuro prossimo. Venendo a quelle che sono le componenti del prototipo hardware, come potete ben vedere, abbiamo un case in fibra di carbonio, è un materiale resistente ma leggero. Inoltre può essere anche elettroconduttore. Questo ci permetterà sicuramente in futuro, con sperimentazioni, di riuscire a rendere ancora più leggero quello che è il contenuto all'interno e quindi tutto il sistema hardware. È dotato di uno schermo da 23 pollici, touchscreen. Abbiamo due ingressi USB per permettere ovviamente connettività esterne. Inoltre è dotato di Bluetooth, Wi-Fi e connessione Ethernet. Visto che la KL1 è stata creata con la prospettiva del gioco sociale, ovvero quello che fa qualunque gioco da tavolo normalmente, portare allo stesso tavolo più persone e contemporaneamente giocare. Questo è possibile grazie al controller dedicato per KL1, ovvero un pad da 8 pollici sul quale verranno renderizzate tutte le informazioni relative al giocatore, quindi una mano di carte nel caso in cui si stia giocando a carte, oppure una area utente nel caso in cui si stia giocando a qualunque altro gioco. Queste informazioni saranno riservate, quindi soltanto il giocatore potrà avere accesso a questo genere di informazioni. Immaginatelo su tutto il tavolo. Si sta giocando in digitale, ma ognuno sta giocando con le proprie informazioni. Quindi l'altro, l'avversario, chi ho davanti, non sa quale potrebbe essere la mia mossa e di conseguenza non si va a snaturare quello che è il concetto del gioco da tavolo. E questo era solo l'assaggio di quello che è il nostro progetto KL1. Fateci avere i vostri commenti, le vostre opinioni e, perché no, anche le vostre critiche. Ovviamente potete scriverci su tutti i social network sui quali siamo presenti: Facebook, Twitter, Google+, e YouTube, oppure sul nostro sito ufficiale, che è kitelight.technology. Non mi resta che salutarvi a questo punto. Un saluto da Mario e dalla Kitelight.